Amadeus, il gossip impazza sulla sua vita, l'indiscrezione da urlo per la nuova gravidanza, sono stati avvistati insieme in ospedale. Nella sua vita lavorativa tutto è cambiato in così poco tempo, ma pochi minuti fa è arrivata la pazza idea sulla sua vita privata. L'hanno visto in sua compagnia fuori dell'ospedale secondo le indiscrezioni di diva e donna. Il gossip impazza per una presunta nuova gravidanza, conosciamo tutta la verità intorno alla vita sentimentale di Amadeus. Tempi di cambiamento per Amadeus che ha raggiunto il successo con i vari festival di Sanremo che ha diretto in tutti questi anni. Ora è arrivato ufficialmente anche il passaggio dalla Rai a 9 per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, ma c'è stato qualcosa in più che ha sconvolto la sua vita. Saranno mesi intensi per programmare così i nuovi format da portare in scena sul piccolo schermo a 9, ma cos'è successo nella sua vita privata? Amadeus, la pazza idea sulla nuova gravidanza, cosa succede con Giovanna? Una notizia che ha sconvolto subito i loro fan, scopriamo l'indiscrezione di diva e donna sulla seconda gravidanza di Giovanna Civitillo. Un intreccio davvero curioso, è tutto vero? Secondo le ultime informazioni, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo potrebbe aspettare un altro figlio dopo il primogenito José Sebastiani, sempre presente in prima linea anche a Sanremo. Sui social il giovane ragazzo, portiere delle giovanili dell'Inter, è diventato molto seguito su TikTok insieme ai suoi amici di sempre. La coppia sarebbe stata avvistata mentre uscivano dall'ospedale Mangiagalli, ma nulla di grave, potrebbe venire a galla una notizia incredibile. Come svelato da diva e donna si tratta di uno degli ospedali specializzati per la nascita dei bimbi che dà costantemente assistenza alle madri con numerosi controlli durante il periodo della gravidanza, con loro era presente anche il figlio José. Subito è scattata l'ipotesi di un secondo figlio in arrivo. Del resto, Amadeus e la Civitillo hanno una lunga relazione. Si sono conosciuti proprio in TV durante lo storico programma Rai L'Eredità. Celebre lo stacchetto con il momento della scossa. Tutto è nato così velocemente uscendo allo scoperto nel 2003, dopo 6 anni è arrivato il matrimonio per poi dare alla luce il primogenito José, in onore dell'ex allenatore dell'Inter Mourinho, arrivato in quegli anni proprio in nerazzurro. Il settimanale Diva e Donna ha però ipotizzato che la coppia abbia fatto visita a qualche parente visto che frequentano da giorni l'ospedale. Infine, ha lanciato una suggestione davvero da urlo, chissà se, visitandola, Adama e Giovanna sia venuto il desiderio di essere di nuovo mamma e papà.